secondo loro avrebbe scompaginato, mi sembrava un po' strano, no? Per la legge a scompaginare un tessuto terroristico, clandestino, però basta una legge, per legge, in quel caso. E da lì in avanti appunto, si modificò radicalmente ogni rapporto di loro con noi, no? Dicendo dobbiamo chiudere, e quindi questo giustificava ogni cosa che loro dicevano. Tenete presente che oltretutto, ogni tanto vi ho accennato, ma non viene mai approfondito bene, i sequestri di persone, parlo dei sequestri, dovevano essere due, contemporanei, cioè non solo doveva essere sequestrato, anche Pirelli, esatto, e arrivavano quindi, e a Milano qui i brigatisti, da quello che è stato detto da alcuni di loro, avevano preparato una prigione del popolo, una tipografia, mai stata scoperta? No. Nessuno probabilmente ci ha anche mai indagato più di tanto su questa vicenda, però perché loro contavano di fare un'operazione che doveva durare almeno 6 mesi, così c'era stata. Poi voi andate a vedere appunto, quando nei dettagli, eccetera, eccetera, concepire un'operazione del genere dal punto di vista militare deve essere una superpotenza, chiaramente, no? E quindi adesso io non so chi era in buona fede, chi era in cattiva fede, perché poi è secondario questo aspetto. Certamente l'operazione di Gafani è stata un'operazione altamente sofisticata. Se tu la leggi, soprattutto non solo nello spazietto piccolo, lì delle macchine che si scoprono, ma lì nel tutto il contesto del territorio, cioè di come erano predisposte certe cose, certe macchine in un certo modo, che probabilmente anche i militaristi sapevano, oppure solo alcuni, la via di fuga, solo alcuni sapevano probabilmente. E qui arriva quello che diceva appunto l'onorevole, perché le divise, cioè io me ne sono posto per primo c'era tanto una risposta perché c'è Bonucci dice ma sì le divise della reazione perché lì era un posto abitato da molti abitori che non è vero niente ma a parte non è vero ma sarebbe stato più pericoloso perché un non aviatore viene riconosciuto come non aviatore da altri aviatori, cioè, il problema è che secondo me c'erano persone che questo sarebbe anche ovvio che non tutti si conoscono, cioè ad esempio se, pur essendo brigatisti, se io sto a Milano, quelli si conoscono, però il problema ovviamente è che c'era qualcun altro che operava, no? E che non conosceva quei 4-5 che avrebbero fatto, e chiaramente anche dalla ricostruzione, eccetera, eccetera, la chiave di tutto è Moretti. Però adesso, siccome dobbiamo andare avanti, e poi l'onorevole Moro ci dirà ancora l'onorevole Grassi ci dirà ancora delle cose. Per favore, vuoi tu dire delle cose? Certo, ci sono le borse di Moro che filano fatte, il sacerdote, i 55 giorni, e dopo arriviamo alle carte di Moro, mica per altro, vedete qui di dietro c'è il famoso pannello che ha scoperto 10 anni dopo com'era in via Monte Nevoso nel 78. Poi vedremo come è stato quando l'ha trovato, ma questa sarà l'ultima fase. Cominciamo da quello che è successo, il sacerdote, le carte di Moro, la presenza dei servizi di... Vorrei cominciare spiegando brevissimamente il senso del libro. Il libro è sostanzialmente un'inchiesta giornalistica, di quelle che una volta si facevano appuntate sui giornali e che adesso si fanno i libri, perché i giornali non ti si filano proprio. È un'inchiesta giornalistica che usa gli strumenti dell'inchiesta, i documenti, siamo andati a riprenderci tutte le perizie, perché non bisogna pensare che c'è una perizia sui Gafani, ne sono state fatte un'infinità, ordinate da magistrati diversi, fatte da periti diversi, che più o meno arrivano alle stesse conclusioni. C'è un vuoto sulla destra. Il regista che raccontava prima, mi fermo un attimo su Gafani perché è importante, che se si capisce Gafani si capisce anche tutto il resto del caso Moro. Citava prima Franceschini, il regista Martinelli, che è molto bravo e riesce a scoprire questa cosa del non tamponamento.
Non tamponamento perché? Perché in realtà la macchina, le macchine si tamponano sì, ma dopo non c'è la frenata della macchina di Moretti e le altre che lo occultano. Non avviene un tamponamento. Lo stesso Moretti dice, io tiro il freno a mano perché dopo che l'azione è ferma, la macchina dietro di me, che è la macchina di Moro, cerca di scappare. Perché è istintivo che se io mi trovo in una specie di ingorgo, comincio a vedere delle armi, istintivamente Ricci, che è l'autista, cerca di svincolarsi, di uscire dalla scena di quello che poi è una quattro. Non lo può fare perché c'è una macchina. Questa macchina, che poi scopriremo, come ha detto l'onorevole Massi, è una macchina intestata a società legate ai servizi segreti, cioè al SISDE in particolare, ha una caratteristica, non è una macchina messa lì per caso, occupa lo stesso posto che avrebbe dovuto occupare il furgone del fioraio. Quindi non è una cautela, perché se io dico questo povero fioraio lavora qui tutto il giorno sotto il sole con i suoi aiutanti, i suoi clienti, non coinvolgiamolo in questa cosa, metto un'altra macchina, non lascio il posto vuoto, perché in teoria invece del fioraio potrebbe arrivare una signora con due bambini da accompagnare a scuola e sarebbe stata una tragedia ancora più grande. E invece no, in quel posto viene messa una macchina che non è delle Brigate Rosse, che non è stata rubata dalle Brigate Rosse. Di questa macchina abbiamo trovato anche il verbale di consegna. Ora, una macchina che viene trovata sul luogo dove ci sono stati 5 morti e un sequestrato, una tragedia, insomma, in Italia non è che ci sono stati attacchi terroristici di questo tipo, c'era stato uno solo in Germania qualche mese prima, fatto dalla RAF. In una situazione del genere, secondo voi, se voi foste proprietari di quella macchina, quanto tempo aspettate per riaverla? Quella macchina viene restituita una settimana dopo al legittimo proprietario e non viene neanche peliziata come una macchina che è sul luogo di una sparatoria, no? Con i vetri infranti, addirittura un proiettile conficcato, viene restituita e data al proprietario così? Se il proprietario è di un certo tipo, sì, questa è la risposta. Allora, tutto questo discorso è importante se non è Biafani. Mi ritorno a Martinelli.